di sicuro non si parla di riconversione al di fuori dell'Italia, soprattutto nel sud del mondo, e la particolarità, insomma, come quello che diciamo sempre, Eni non è semplicemente un attore sistemico per l'Italia, Eni è un attore estremamente globalizzato e un attore che diciamo ha una rilevanza globale e che in alcuni casi veramente ha guidato dei processi estremamente rilevanti per tutta l'industria. Ed è, ricordiamolo sempre, il primo produttore di petrolio e gas in Africa a livello globale. Diciamo, se pensiamo all'Europa, sicuramente ci sono dei casi, secondo noi, particolarmente iconici. Il primo è il gasdotto EastMed, che è un gasdotto che dovrebbe partire da Cipro per collegare i giacimenti nel Mediterraneo orientale e collegare Cipro con Israele per poi arrivare fino all'Italia in Puglia. Perché è importante? Perché i giacimenti, le riserve di gas nel Mediterraneo orientale sono ad oggi le riserve di gas non sfruttate più grandi che ci siano. Parliamo di riserve che di fatto a livello quantitativo rappresentano il totale del gas che sia mai stato prodotto in Europa, ma sono totalmente non sfruttati. Perché è importante? Perché senza quel gasdotto quei giacimenti non avrebbero un mercato, perché sarebbe molto difficile collegarli all'Europa. Quindi la realizzazione di quel gasdotto di fatto aprirebbe la strada allo sfruttamento di questi giacimenti. È importante dal punto di vista italiano per vari motivi. Il primo, perché naturalmente l'approdo sarebbe in Italia. Il secondo è perché quei giacimenti nel Mediterraneo orientale sono in gran parte controllati da Eni. E il terzo è perché il gasdotto stesso, la proponente del gasdotto è Edison, quindi un'altra società italiana. Da un punto di vista, diciamo, di istanze, ce ne sono varie, tra quella, la prima ovviamente quella geopolitica. C'era stato il caso abbastanza importante la scorsa estate, quando la Turchia ha bloccato una nave di Eni, perché i giacimenti sono di fatto sono in acque marittime, in una zona marittima contestata tra Cipro e Turchia, e soprattutto perché stiamo parlando di paesi come l'Egitto e come Israele, dove i regimi di fatto sono alimentati attraverso gli introiti che provengono dalla vendita di combustibili fossili. E sono paesi dove ovviamente l'Egitto, diciamo, storicamente c'è una fortissima alleanza, che se ne dica, tra Egitto e Italia, commerciale, che è incarnata da Eni. Uno dei più grandi giacimenti che Eni controlla è in Egitto, il giacimento Zohr. E con questo gasdotto, diciamo, si va solo a rafforzare quel patto, diciamo, della Realpolitik, che fa passare in secondo piano diritti umani e quant'altro. L'altro caso che secondo noi è importantissimo è quello del Mozambico, che è un altro caso, diciamo, abbastanza recente di espansione dei combustibili fossili. Ad oggi il Mozambico è passato nel giro di pochi anni dall'essere un paese dove non venivano estratti combustibili fossili ad essere un paese che è il nono al mondo per riserve di gas che sono state scoperte ancora una volta da Eni. La scoperta del gas in Mozambico ha fatto sì, e comunque l'espansione dell'industria del gas in Mozambico ha, diciamo, contribuito a far sì che scoppiasse un conflitto civile in Mozambico, che ad oggi ha portato a almeno 5.000 morti e oltre 500.000 di sfollati, nella regione proprio dove si concentrano le risorse di gas. Solo per fare un esempio di qual è l'approccio di una società come Eni a questo, durante la scorsa assemblea degli azionisti gli abbiamo posto la domanda se non fosse il caso, dopo l'ennesimo attacco che ha costato la vita a centinaia di civili, di abbandonare il progetto che stanno portando avanti, visto che la situazione è quella che è completamente fuori controllo. La risposta ufficiale di Eni è stata: noi abbiamo assolutamente il controllo dei nostri asset,
siamo in grado di proteggere i nostri asset, le nostre infrastrutture e il nostro personale. Non escludiamo che ci possano essere altri attacchi, ma dal nostro punto di vista non è un rischio. Perché non è un rischio? Perché le società petrolifere in Mozambico hanno pagato lo Stato mozambicano per far dislocare i militari mozambicani a protezione dei loro giacimenti. Questo ha di fatto lasciato le comunità in balia degli attacchi, e è lo stesso identico processo che addirittura, per cui è stato coniato un termine che è l'Iraqification, cioè quello che è successo in Iraq. La stessa identica cosa che continua ad avvenire ogni qualvolta si scoprono petrolio o gas in paesi, diciamo, nel caso del Mozambico questa instabilità nemmeno c'era prima, soprattutto in quella regione, è stata proprio indotta da questo. E ancora una volta, chi garantisce questi investimenti? Il pubblico. Nel caso dell'Italia, 2 miliardi di euro garantiti attraverso SACE, che è una controllata del Ministero dell'Economia, che significa che se le cose dovessero andare male, quindi questi progetti fallissero, a pagare non sarebbe né Eni né le altre società petrolifere, ma saremmo noi. Perché naturalmente sono progetti che hanno dei rischi molto elevati, quei rischi vengono scaricati sul pubblico. Quindi diciamo, questi sono secondo noi due dei casi, diciamo, importanti. Quello che è secondo noi molto importante è che per paesi come può essere l'Egitto, come può essere il Mozambico, dove nonostante ci siano compagni e compagni che provano ostinatamente a fare opposizione e a volte ci riescono anche benissimo, l'agibilità politica è ovviamente molto ridotta. Cercare di attaccare target come Eni, target come SACE, come lo Stato italiano qui, oltre ad essere ovviamente qualcosa che, diciamo, da un punto di vista di campagna è assolutamente strategico, è anche un modo per aprire degli spazi di dissenso in quei paesi, perché ovviamente apre, diciamo, uno spazio, dà legittimità a chi localmente prova, anche rischiando la propria vita, a opporsi a questi progetti, il cercare di dare solidarietà, che non è nemmeno solidarietà, è semplicemente agire reciprocamente contro lo stesso sistema, utilizzando le leve che abbiamo a disposizione qui e avendo a disposizione appunto attori come questi che sono estremamente globalizzati. Penso che sia veramente molto importante cercare di continuare a porre, a tenere l'attenzione molto alta su questi casi. E un altro caso che lascio a Simone, che è quello dell'Artico,